Matteo Scorci, quinta B in calcio. E prima, in una domanda di quelle che aveva fatto quel ragazzo, aveva detto che stare con il suo ex marito era un po' come stare in prigione. Quindi, diciamo, dopo la denuncia, cos'è che ha provato quando appunto ha saputo che lui sarebbe stato condannato la prima volta, diciamo, se è stata un po' come una liberazione? Allora, guarda, purtroppo, e dico purtroppo, è cambiato ben poco, perché ora ti spiego. Poteva essere cambiato semplicemente questo, che la mattina mi svegliavo senza l'ansia e la paura di essere picchiata. Però purtroppo avevo sempre la paura che lui mi facesse del male, come poi è successo in più dei conti. Da una parte la libertà di poter uscire alla finestra e prendere aria, uscire senza dire posso uscire, dall'altra parte però la paura di uscire e non sapere se me lo ritrovavo sotto casa, se mi potesse fare del male. Quindi purtroppo, nel mio caso purtroppo, l'ansia è stata continua. Grazie.